Benvenuti ad una nuova puntata di N3 TV News sulla tecnologia, a cura di Punto Informatico. Io sono Carola e questo è il sommario di oggi, 10 dicembre 2007. Il mito dell'email in volo. Protesi bioniche più vicine. I blog, una faccenda giapponese. Sigla. Il mito dell'email in volo. Negli Stati Uniti sta per arrivare la rivoluzione, quella fatta di internet negli aerei. Una rete accessibile anche mentre si vola. Ci stanno lavorando molte diverse compagnie di settore. Per $10 si potranno inviare email e utilizzare servizi di instant messaging. Gli aerei saranno così trasformati in giganteschi hotspot wireless. Anche in Europa le cose si muovono. Dopo le prime sperimentazioni, le compagnie aeree più importanti non mollano l'osso. In un mercato nel quale la concorrenza è serratissima, internet può fare la differenza. Non tutte le aziende potranno offrire l'accesso in volo, ma la domanda è forte. Molti passeggeri vogliono potersi connettere a 10.000 piedi. Per chi vola molto è un'offerta allettante. Riuscirà internet a salvare i profitti delle compagnie aeree? Protesi bioniche più vicine. È un periodo di grandi speranze per chi soffre di invalidità gravi. Una ricerca apre le porte a nuove applicazioni per offrire protesi fino ad oggi immaginate soltanto dalla fantascienza e controllabili col pensiero. Soluzioni che un giorno potranno cambiare la vita di chi ha subito gravi incidenti, amputazioni o lesioni alla spina dorsale. Protesi che il cervello del paziente potrà imparare a manovrare. La speranza arriva da un celebre laboratorio britannico. I ricercatori hanno scoperto che è possibile prevedere la risposta neuronale del cervello dinanzi a determinati stimoli. In futuro potrebbe essere possibile associare a questa previsione il movimento di un arto artificiale, ma è solo una delle possibili applicazioni. Ovviamente non mancano le implicazioni etiche, questioni che vanno valutate, soppesate e analizzate, ma che non devono fermare una ricerca che potrebbe dare così tanto a persone che ne hanno davvero bisogno. I blog, una faccenda giapponese. I blog sono molti, milioni di milioni, ma in nessun paese si blogga quanto in Giappone. È vero, solo negli Stati Uniti il numero di blog supera 5 volte quello del Giappone, ma il numero di post, ossia la quantità di interventi dei singoli blogger, è molto superiore in questo paese. Secondo Tecnorati, il 37% di tutti i post pubblicati negli ultimi 3 mesi è scritto in giapponese, mentre il 36% è scritto in inglese. In Giappone si blogga molto dal cellulare, ma è soprattutto l'atteggiamento dei blogger ad essere diverso. Molti blogger occidentali usano il blog per promuovere le proprie attività o la propria immagine, oppure per scatenare polemiche politiche. In Giappone invece niente di tutto questo. I blog si usano per conoscersi, parlare di animali domestici, di arredamento o per trovare amici e organizzare cene. Blog per tenersi in contatto dunque e non vetrine del proprio ego. Spiegano gli esperti, bloggano di più perché hanno un atteggiamento più umile e rilassato. Una lezione forse per tutti i blogger del mondo. E anche per oggi è tutto, alla prossima, ciao! Bene, ed eccoci allora al consueto appuntamento con la storia del calcio. Video!